È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il 2017 per Fabio Pisacane è stato l'anno della consacrazione. La sua storia, venuta alla luce lo scorso anno dopo l'esordio in Serie A, ha fatto il giro del mondo e ha colpito così tanto i tifosi che il quotidiano inglese The Guardian ha premiato il difensore come calciatore dell'anno. E io, come tutti i bambini che sognano di diventare dei calciatori professionisti, è normale che sono partito da casa all'età di 13 anni, che mi aveva acquistato il Genoa. Poi, come si dice, dalle stelle sono passato alle stalle, perché dopo solo un mese mi sono svegliato una mattina paralizzato dalla testa ai piedi. Mi è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, che è una poliradicolonefrite tronca, un'infiammazione del sistema nervoso, e sono stato 3 mesi in ospedale. Ovviamente in questi 3 mesi si è temuto il peggio a livello di salute, figuriamoci se secondo i medici sarei ritornato a giocare a calcio, era una cosa impensabile. Sono stati 4 mesi che ho pensato notte e giorno in questo momento a tutti i problemi che ho passato, però non ho mai mollato un secondo. Amici sportivi della Serie A Team, benvenuti a Santeria, teatro di Cagliari Atalanta, quarta giornata della Serie A. Mi ricordo la settimana, come spesso succede, no? Forse quella partita l'ho giocata più in settimana che in campo, perché poi l'emozione a volte ti beffa. Infatti io quella partita sono uscito anche per crampi, chissà, al 70esimo. Però ero contento perché avevo fatto come mi sono sempre detto fino a quel momento. Io sono andato sempre avanti cercando di non avere né rimorsi né rimpianti. Se non fossi arrivato all'esordinare era solo perché gli altri erano più bravi oppure io non meritassi la categoria. Invece, come dicevo prima, ho avuto l'ennesima conferma che nulla è a caso, il lavoro paga sempre. In una frazione di secondi mi è passata tutta la mia vita davanti. La rincorsa di João Pedro, la battuta con il destro, il miracolo di Donnarumma, il tap-in vincente di Pisacane, terzo minuto di recupero. Il primo gol in Serie A è come il primo amore, no? Non si scorda mai. Poi, oltretutto, se lo fai a un portiere come Donnarumma, comunque per i prossimi anni penso che sarà il numero uno al mondo. E se lo dovessi spiegare a parole, forse non riuscirei a trovare le parole giuste, perché anche quello sembra un segno del destino, no? L'ultimo secondo dell'ultima partita di campionato. Lo stadio Sant'Elia, che comunque dopo quella partita verrà battuto, e tu entri nella storia del Cagliari per aver fatto l'ultimo gol a Sant'Elia. A livello di storia personale, fa il primo gol in Serie A, ditemi voi se questo non è un segno del destino. La malattia non è venuta per ammazzarmi, ma per completarmi come uomo. Perché se la malattia fosse venuta per uccidermi, ora non saremmo qua a parlare. Magari non c'avrei la bellissima famiglia che mi sono costruito, e invece mi ha tolto delle paure, no, che prima avevo. Bisogna avere la serenità di accettare quello che ci viene dato, ma il coraggio di cambiare ciò che si può cambiare.